Sono Antonia Di Francesco dell'associazione ISCUB, un'organizzazione di volontariato nata nel 2008 per promuovere le medicine complementari in Puglia e nel sud Italia. L'associazione è rientrata tra le organizzazioni di volontariato che hanno ricevuto i fondi del bando perequazione. Per un progetto molto interessante che abbiamo portato avanti, che è il progetto ART-REAT per la cura di patologie reumatiche con l'omeopatia, quindi con una terapia di medicina integrata molto conosciuta e molto diffusa. Abbiamo avuto 5 medici volontari che hanno lavorato per noi per i 2 anni di durata del progetto e continuano ancora a lavorare per questo progetto perché nonostante il bando si sia concluso nel nostro caso il 15 aprile scorso, il progetto ART-REAT continua nel suo percorso in quanto abbiamo integrato oltre all'omeopatia anche la cromopuntura come tecnica di medicina integrata per le patologie reumatiche. In questo caso, con la cromopuntura noi abbiamo 5 terapisti esperti in cromopuntura che utilizzano questa tecnica come terapia del dolore, quindi in tutte quelle patologie dolorose per le quali l'unica alternativa è un farmaco chimico. Per cui, per noi il progetto ART-REAT è stato molto importante perché ci ha permesso di avere una struttura autonoma, quel minimo di strumentazione e tutta la campagna informativa che ha fatto conoscere questo programma, questo progetto finanziato appunto ART-REAT. Adesso il progetto va da sé perché la campagna informativa svolta in questi 2 anni ha permesso di far conoscere il progetto, per cui noi continuiamo ad avere richieste e i medici volontari continuano a svolgere la loro azione, volontaria per portare avanti questo progetto. Il progetto ART-REAT prende il nome da una sigla, artriti reattive, che è la prima patologia che noi abbiamo preso in considerazione perché l'omeopatia, il gruppo di omeopati guidati dal dottor Mancini si è dedicato appunto alle patologie, che hanno alla base un innesco infettivo, come vengono, considerate le artriti reattive. Poi il progetto ovviamente si è allargato a anche altre patologie reumatiche, in particolare alle patologie reumatiche dolorose, appunto con l'utilizzo della cromopuntura come terapia del dolore. La sede che noi ci siamo potuti permettere, grazie al progetto ART-REAT, oggi è in via Mannarino, quindi a Lecce, è una bella struttura che ci permette chiaramente di essere autonomi nell'attività di volontariato che noi svolgiamo. Ok, questa è la strumentazione che noi utilizziamo, quindi dei fasci di luce colorata con i quali andiamo a lavorare su alcuni punti. Per esempio, questa è la zona dell'intestino grasso 4, ecco, applicando il fascio di luce colorata, noi comunque mandiamo un segnale al vaso patologico o circolo funzionale interessato da questo punto. E questa è una tecnica di medicina integrata molto utile in tante terapie, ma soprattutto nella terapia del dolore l'abbiamo utilizzata nell'ambito di ART-REAT.